Giorgiovanni è stato riconfermato dai comuni ossolani alla testa del CIS. L'elezione nell'assemblea di giovedì pomeriggio con Vanni è riconfermato anche il CDA del consorzio ossolano, Luigi Spadone, Raffaella Zoldan, Rossana Leo, Stefania Napoli e Giuseppe Marras. Unica variazione l'avvicendamento alla vicepresidenza, perché non è consentito il terzo mandato fra Zoldan e Spadone. Dare più slancio all'attività del Consorzio dei Servizi Sociali è l'imperativo attorno al quale ruoterà il lavoro del rinnovato Consiglio di Amministrazione. Con l'entrata in vigore della nuova convenzione che regola la vita del Consorzio, pareva giusto i sindaci tornassero ad esprimersi circa l'organo di autogoverno. C'è stata unità di intenti, nessun colore politico a dividere la nostra attività, è stato il commento di Giorgiovanni alla sua rielezione. Di armonia trasversale ha parlato qualche sindaco anche all'atto della votazione, commentando positivamente la nuova aria che si respira in casa CIS. Parole che suggellano la nuova fase che il Consorzio Ossolano sta vivendo, realtà importante che ogni giorno si occupa di dare risposte a tante persone disagiate. Un'attività intensa che spazia dai servizi sociali con circa 3.000 utenti seguiti, a cui si aggiunge il servizio minori in difficoltà, attorno alle 450 unità, i 350 anziani assistiti a domicilio e i 50 del servizio integrato. Il personale CIS si occupa anche di dare assistenza a 180 portatori di handicap, a cui si aggiunge la gestione delle borse lavoro e la gestione di un centinaio di migranti. 70 sono invece i dipendenti del consorzio, a cui si sommano le 90 unità delle cooperative che collaborano nella gestione dei servizi.